Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento settimanale sul calendario macro. Andiamo subito a vedere il calendario perché è veramente veramente ricca questa settimana. Eh, guardate un po' sulla sinistra, abbiamo un lunedì con 4 dati macro, guardate un po' il martedì veramente ricchissimo e sono solamente quelli eh, filtrati per eh, l'importanza, quindi quelli con eh, i tre pallini sulla nostra piattaforma. Mercoledì anche molto ricco, giovedì 4 dati macro che comunque non è male e venerdì è anche molto importante. Eh, ci saranno tra l'altro non solamente molti dati, ma alcuni veramente molto importanti. Vedremo infatti alcuni dati sul PIL, altri relativi al FOMC e poi ci sono i non Farm Payroll questo venerdì. Comunque procediamo con ordine. Questa mattina avremo un indice di fiducia dei consumatori zona euro. Eccolo qui è il primo eh, che arriverà veramente tra pochi minuti, 5 minuti dopodiché avremo l'inflazione in Germania e poi per quanto riguarda la eh, giornata di oggi ehm, i dati macro più importanti sono terminati, il primo di domani arriva all'1.30 dal Giappone ed è il tasso di disoccupazione, guardate sul calendario ci sono ben tre dati in verità sul Giappone, uno è l'occupazione, l'altro è il tasso di disoccupazione e l'altro è la produzione industriale, quindi per coloro che ehm, avessero delle posizioni, soprattutto in Yen o sull'indice giapponese, ecco la giornata di domani alle una e mezza è eh, molto importante perché cominciano i dati giapponesi. Dopodiché, ci sono altri dati sul PIL, un po' meno rilevanti, tipo quello spagnolo o comunque altri dati macro, eh, dopodiché, abbiamo il tasso di disoccupazione in Germania, eccolo qui e eh, guardate un po' ce ne sono anche altri di dati molto importanti abbiamo veramente dovuto scremare questa settimana perché ce ne sono tantissimi e tasso di disoccupazione zona euro alle 11 oltre al tasso di disoccupazione escono tutti i dati europei li vedete qua quindi eh, il PIL GDP è proprio il PIL della zona euro sia trimestre su trimestre che anno su anno e poi anche l'inflazione quindi eh, occhio perché alle 11 insomma e sono in uscita diversi dati della zona euro dopo il dato tedesco della mattina eh, poi passiamo alle 12 con eh, il pil italiano alle 14.30 il pil canadese e sempre alle 14.30 abbiamo un eh, dato sui redditi degli, dei cittadini statunitensi sempre per quanto riguarda la giornata di martedì alle 16, quindi alle 4 di pomeriggio, abbiamo l'indice di fiducia dei consumatori eh, negli Stati Uniti. Passiamo ora a mercoledì, ecco qua, il mercoledì è una giornata ehm, dedicata ai PMI, ma soprattutto al FOMC, comunque scopriamo tutti i dati, eh, ecco qua, prezzi annuali delle case, inflazione per quanto riguarda eh, gli immobili nel Regno Unito, è uno dei dati molto dei dati più importanti per quanto riguarda il Regno Unito perché eh, ovviamente il settore immobiliare in questo momento nel Regno Unito è sempre eh, osservato dal, dagli investitori. Poi abbiamo il PMI, eh, oltre che europeo, come indicato qui dalla finestra piccola, guardate qua, PMI italiano, francese, tedesco, sempre manifatturiero e dopodiché anche quello europeo poi esce anche il PMI nel Regno Unito e poi partiamo con quattro dati americani nel pomeriggio, quindi veramente giornata molto ricca. E abbiamo il rapporto nazionale sull'occupazione ADP, che cos'è? È un, tasso anticip è un um, dato anticipatore del non farm payroll che ci sarà venerdì. L'ADP è una società che si occupa delle buste paga per eh, moltissime società di conseguenza sa anche quali sono i mh, contratti in essere, quindi quanti sono i nuovi lavoratori che sono stati assunti eh, nello scorso mese e quindi riescono a dare un buon uh, valore al uh, mercato del lavoro. Questo dato sulla DP è anticipatore rispetto a quello del venerdì di de non Farpero, ossia guardate qua, occupazione buste paga non agricole, non lo trovate qui Dobbiamo poi spostarci su un altro layout perché erano veramente troppe le finestre. Comunque, è uno dei dati più importanti per quanto riguarda il mercato del lavoro statunitense e quindi da eh, monitorare più degli altri. Poi abbiamo il PMI, il dato sulle riserve del petrolio e poi il FOMC, uno dei dati più importanti del mese. Eccolo qui. Eh, C'è la riunione della Fed, quindi bisognerà stare attenti sia alle notizie che arriveranno sui mercati che alle parole espresse poi. Da coloro che saranno intervistati o dai, dal governatore, eccolo qui. Il mercoledì finisce proprio con il FOMC. Passiamo su un altro layout perché, come vi dicevo, eh, il numero di finestre era troppo elevato e quindi non, non era possibile aprirle tutte. Eh, abbiamo il, il primo, proprio il FOMC. Il secondo, eccolo qua. La partenza con il giovedì abbiamo quattro dati. Eh, abbastanza importante giovedì, però direi che il giovedì è una giornata un po' di pausa, nel senso che dopo tre giorni frenetici, in cui sicuramente la volatilità eh, si alzerà eh, proprio per i dati che arriveranno sui mercati. Il giovedì è un po' più tranquillo. Con un dato australiano: questo qui il, la bilancia commerciale australiano, tasso, interbancario. Eh, tasso di interesse per quanto riguarda il Regno Unito e poi sussidi di disoccupazione classificato il giovedì negli Stati Uniti e ordinativi industriali quindi un, un dato industriale per quanto riguarda Stati Uniti riprende poi eh, il ritmo frenetico di dati macro il venerdì con vendita a dettaglio in Australia PMI europeo bilancio commerciale in Canada e poi uno dei dati più importanti del mese, come dicevo, buste pagano agricole e quindi i non farm payroll tasso di disoccupazione, eh, due dati molto vicini che però eh, bisogna osservare ehm, insomma, in maniera autonoma e poi indice dei prezzi sempre negli Stati Uniti ecco qua è appena è uscito il tasso di disoccupazione, ah no scusate, questo è il reminder tra 24 ore esce il tasso di disoccupazione in Europa Ora passiamo invece ai grafici, abbiamo preparato oggi quattro grafici, quattro studi. Abbiamo il Dow Jones, l'avevamo visto settimana scorsa che si stava avvicinando, anzi due settimane fa, che si era avvicinata alla parte bassa del canale rialzista ed effettivamente è riuscito poi a risorgere e portarsi verso la parte più alta del canale. Ecco, a questo punto chi avesse preso eh, posizioni long quando eh, insomma i mercati eh, avevano subito un piccolo ritracciamento e avevano portato i prezzi qui sulla parte bassa del canale ecco in questo momento forse eh, c'è l'occasione di prendere profitto per poi eh, magari rientrare in posizione una volta che i prezzi ritornano di nuovo sui livelli eh, vicino a questa linea azzurra quindi vicino alla parte più bassa del canale non ci sono motivi ancora per un'inversione guardate le due medie mobili sono orientate eh, Positivamente il trend continua perché eh, guardate qua che bel trend di lungo periodo, massimi e minimi continuano a uh, essere rialzisti, dopodiché possiamo osservare anche un bel incrocio di media mobili e l'RSI che resta sempre al di sopra dei 50, anzi adesso è quasi 70 punti e possiamo notare come non ci siano divergenze tra RSI e prezzo. quindi eh, anche l'RSI sta creando nuovi massimi anche al di sopra dei 50 punti eh, siamo qua vicino ai 70 quindi insomma, è un buon momento sicuramente per l'indice americano Dow Jones eh, per chi ecco, è entrato su punti più favorevoli c'è cioè la possibilità di prendere profitto per rientrare poi su zone più difendibili passiamo ora su dollaro yen eh, abbiamo detto che ci sono i dati sul, sullo yen eh, a breve, eh, siamo su un trend di breve periodo che eh, insomma è rialzista. Era partito veramente bene all'inizio, dopodiché, c'è stato un primo scivolone e poi il trend ha rallentato. Quello che vi consiglio io di inserire sul grafico sono queste: sono le fan line. Eccolo qua: il ventaglio di Gun. Il ventaglio di GAN vi dà la possibilità di capire con che velocità si sta muovendo il mercato. Eh, prendendo il ventaglio e puntandolo proprio sul minimo, ecco, sul minimo di questa candela rossa, vi fornisce eh, già un ventaglio, quindi una serie di trend line eh, che i mercati vanno a seguire in varie fasi del rialzo. Quindi, nella prima fase sarà ecco, nella prima parte, quindi la parte più veloce del ventaglio. Dopodiché, velocemente comincia a scalare, quindi a scendere eh, all'interno dei settori più bassi. Non, eh, non succede quasi mai che ritorni sui settori più alti, anche perché sono difficili poi da prendere. Eh, ci trovavamo qui fino a metà maggio, poi c'è stato un ribasso che ha portato i prezzi al di sotto di, questo, di questa linea, che è la più importante di tutte, perché è quella che divide il trend è da più 45 ⁇ al meno di 45 ⁇ cioè c'è una linea che praticamente è angolata a 45 ⁇ di conseguenza divido un attimino i trend veloci da quelli un po' più lenti, più maturi. Siamo passati sotto questa linea, quella che viene chiamata 1x1, e i prezzi si stanno muovendo all'interno di questo settore. Siamo molto vicini a questa linea che fornisce un po' di supporto. Necessario a crescere ancora sul, sui livelli di dollaro yen, vedremo che cosa succederà tra qualche giorno quando eh, arriveremo proprio vicini al cambio di settore. Quello che può accadere. Insomma, ci sono due ipotesi: diciamo il rimbalzo tecnico, okay, oppure il breakout, come è possibile operare con questo tipo di figura? È possibile una volta avvicinati. Alla trend line, questa è il, la, la prossima, insomma, questa evidenziata dal, dal mouse. È possibile entrare con un ordine al rialzo e mettersi uno stop loss garantito poco sotto alla trend line. Garantito perché? Perché quando si scende, il movimento è netto. Però la posizione potrebbe essere un'ottima posizione, poiché lo stop loss è molto, molto. Piccolo, di conseguenza il rischio è limitato ed è limitato anche dal fatto che sia garantito, mentre il rialzo può esserci e può esserci anche di diversi punti, potrebbe esserci anche una figura di rialzo, quindi è una, una buona opportunità. Da eh, monitorare la nostra media mobile che al momento è piatta, non ci fornisce molte eh, informazioni, l'RSI, guardate un po'... Eh, siamo appena sotto i 50 punti. 50 punti sono questa linea tratteggiata. Siamo appena sotto, quindi non siamo distanti dal, dal ritorno dei rialzi. Eh, ci piacerebbe di più, ovviamente, avere un RSI sopra i 50 punti, ci fornirebbe un maggior supporto. Ad ogni modo, questa potrebbe essere una buona zona eh, per l'acquisto e l'inserimento di uno stop loss garantito. Poi passiamo a sterlina dollaro che sta continuando a scendere all'interno di questo canale molto stretto. Guardate come sono ordinati i prezzi eh, con eh, i dati macro di questa settimana. È possibile una fuoriuscita dei prezzi da questo canale e potremmo ecco, operare in questo caso in breakout perché, in questo caso, in breakout e non nel caso precedente? Perché in questo caso abbiamo veramente un canale stretto e i dati macro che ci sono ehm, durante questa settimana considerano sia la zona europea sia il Regno Unito in particolare e anche gli Stati Uniti quindi potrebbero portare veramente molte novità, volatilità ed avere strappi su sterlina dollaro passiamo ora all'indice NASDAQ l'indice tecnologico americano guardate che ribasso ha avuto eh, venerdì ci sono un po di fattori che Minacciano la crescita del Nasdaq, che comunque sta salendo veramente molto bene ormai da anni. Guardate che trend eh, di diversi anni che sta mantenendo il Nasdaq. Qui abbiamo una trend line di breve periodo, ma avete visto il lungo periodo è assolutamente affidabile. L'RSI resta comunque sopra i 50 punti, si sembra, sembra essersi fermato proprio su questo livello. Eh, le due medie mobili comunque restano al rialzo, la trend line rimane intatta. E lo schema di eh, massimi e minimi rialzisti rimane ancora eh, intatto, di conseguenza non ci sono motivi per scendere. Ad ogni modo, abbiamo visto le vicende che hanno portato i ribassi su Netflix, Facebook e Twitter in seguito. Quindi ci sono un paio di note eh, discordate rispetto al settore tecnologico che sta veramente correndo, soprattutto quello americano. Eh, I prezzi sono tornati a testare questa trend line. Scopriremo che cosa succederà. Eh, proprio in questi giorni perché siamo proprio vicini alla trend line, guardate che cosa succede. Generalmente eh, può esserci una rottura in intraday per poi risalire sopra. Quindi, ecco, mettersi uno stop troppo stretto può eh, comportare una perdita di opportunità. E in questo caso, il mio consiglio è operare sul, sul grafico daily, quindi uscire da una posizione long se eh, si è già all'interno di una posizione long cosa fare in questo momento dove i mercati stanno per scendere ecco magari attendere eh, di chiudere la posizione long quando il prezzo chiude sotto una trend line importante e non solamente quando c'è un piccolo breakout perché può verificarsi vedete una piccola accelerazione che poi viene completamente ripresa durante il giorno e, e quindi è meglio operare con candele giornalieri io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che sulla piattaforma per i clienti retail la leva è stata cambiata come da normativa ESMA quindi ci saranno tutti i dettagli sul sito internet potete contattarci per eventuali informazioni vi ringrazio e nel caso in cui vi fosse piaciuto il video c'è la possibilità o di iscriversi al programma e quindi iscriversi al nostro canale video eh, di youtube e ricevere il messaggio ogni qualvolta andiamo a caricare un video e anche inserire mi piace se eh, avete apprezzato il video? Questa possibilità comparirà tra pochi secondi alla fine del video. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima.